Buon salve a tutti, io sono sempre Nutmeg e bentornati su Jack and Dexter. Yeah. Ed eccoci tornati, come giri? Cerchiamo di avanzare nella trama principale. Yeah. Perché ho l'impressione che sarà molto più difficile di quello che sembra. Ottimo, avete le 20 batterie necessarie ad attivare lo scudo di calore. Sì. Ora fate attenzione, perché lo scudo proteggerà lo zoomer fino alla temperatura di 500 gradi. Quindi cercate di mantenerlo freddo. Raggiungete 500 gradi ed è finita. Finita? Oh, ok, nel esplode. Senso di due eroi abbrustoliti? Mi sa di sì. Il canyon di fuoco è molto caldo. Sfruttate bene i salti per restare a contatto col terreno il Oddio, meno possibile. No, sarà una cosa. Ho anche sparso dei palloni refrigeranti nella zona, così potrete raffreddare velocemente lo scudo. Oh, e come hai fatto a metterli lì, là? Non dimenticate di tipo attivare il teletrasporto nel laboratorio del saggio blu. In bocca al lupo. No. Bip, bip. Puoi farmi bip, bip quanto vuoi, ma ora esplodo. Ora esplodo. Sto per esplodere. E sono esploso. Che palle. No, è tutto scuro. Ahia. Salto. Prendilo. Più o meno. Ok. Ho una batteria in più. Ma posso anche provare a tornare indietro? Cioè, non che io voglia farlo. Dici che qua il teletrasporto? Sì, qua. Come? Ah, si picchia, giustamente. Oddio. Salve. Penso Samus. Che non mi abituerò mai alla sensazione formicolante del teletrasporto. Ehi, sembra che il saggio blu abbia dato una festa. Oh no, no, sembra guardate, che sia tutto distrutto. Il villaggio di pietra in fiamme. Accidenti, e che festa. No, cosa hai capito? Intendo dire che il villaggio è stato bombardato con massi incandescenti. Sembra che il saggio blu stesse lavorando a una macchina fluttuante per poterli muovere. Supponendo che funzioni, ci serviranno delle batterie per alimentarlo. Che cosa strana. Perciò sarà meglio che andiate a cercarne altre. Non l'avrei mai Daremo detto. Daremo un'occhiata ai suoi appunti. Ciao, posso salirti sopra? Dai, che palle. No, mi sono bloccatissimo. Ok, non fa niente. Là c'è un tipo che piange. Non c'ho palle di parlare con le persone che piangono. Mi danno fastidio. Hello? Oh, la mia testa, che male. Dubito che per te sia un organo vitale. Non facci caso. Vabbè, ma povero. Certo, una volta io ero un duro. Ho cercato di difendere questo villaggio dalle orribili creature da solo per quasi un anno intero. Poi è arrivato quel mostro tremendo e ha incominciato il bombardamento con i macigni. Ok. Io ero pieno di coraggio e con l'armatura che risplendeva sotto Figata. Il sole, e sono salito in cima alla collina per affrontarlo. E poi sei stato confinato. Ma lui mi ha pestato come se fossi una bistecca di Jekos da cuocere. Perché non provi a ucciderlo con i tuoi melodrammi? Con me ci stai riuscendo. Vabbè. Portatemi 90 globi precassi e io andrò a sciogliere tutti i pontoni. Ma tutti vogliono i miei soldi. Ma se tipo io vado in qua, io so che... Oddio. Ok, quindi se io vado di qua parte una gara? Vai, facciamo una gara. No, devo prendere l'eco blu. E vabbè. Dai, sali, stupido coso. Ok, allora è la prima volta che la faccio, quindi andrà malissimo. Quello è uno dei Larker volanti. Potrebbe avere una batteria. Quindi devo picchiare quel coso? Ok, picchiamolo. Fammi un favore, stai alla larga dall'eco scuro. E ci provo, ok? Ci sto provando, non è che è... Che palle sto cazzo di eco scuro. Ok. No, questo è eco scuro. Aia. Ho capito. Fa male. Ho capito. Colpirò il tuo culo fasciato. Vieni qua. Vieni qua. Riuscirò a colpire il tuo culo fasciato. Vieni qua. Che palle. Yes. Ok. Dai. Non vale. Qua bisogna saltare. Ah, non cadere. Quasi. Super batteria. Presa al volo. Che tra l'altro si ferma in volo. Prende la cosa. E ora cade. Vabbè. Anelli. Ehi. Anelli. Ehi. Anelli, soltanto anelli tra noi. L'ho detto. Aia. Yes.
Guarda che cado su questo e muoio. Cado sulla cosa d'eco e muoio. Ah no. Bene, torniamo in città. Se mi ricordo dov'è. Vabbè. Ah, anche batteria. Con tanto di batteria. Il robot! Che figata! Non l'avevo mai visto. Ok, hello. Ciao. Spero Samus. Che vi siate portati il pranzo, perché siamo soltanto all'inizio. Ok. Dunque, secondo gli appunti del saggio blu, i Larker hanno infestato l'intera palude della baia. Devo andare anche alla palude. Stiano pensando di utilizzare un dirigibile per poter recuperare dal terreno fangoso un importante manufatto dei Precursor. Voi dovete andare laggiù e spezzare le catene. E vai. Quindi la prossima volta si va tutti in palude. Cosa bene. Può essergli successo? Non mi interessa. Bene, ragazzi, direi che per oggi è abbastanza. Mettiamoci in una zona dove potete vedere tutta questa bella città in fiamme. Per oggi è abbastanza, grazie per aver guardato il video. Spero vi sia piaciuto. E lascio il link della pagina Facebook in descrizione, come sempre. Ci si rivede alla prossima. Yeah. Dici che riesco a fare un salto da qua senza essere mangiato? Proviamoci. No, sta arrivando. Che palle.